Bentornati a 6x1. Ve l'abbiamo voluto dire anche con questo murales. Adesso rilassatevi, raccoglietevi, allontanate da voi ogni pensiero, lasciate che il mondo circostante sfumi nell'indefinito. Così Italo Calvino arringava i suoi presunti immaginari lettori all'inizio dei suoi incipit, all'inizio dei suoi libri. E così vogliamo fare anche noi oggi, quindi raccoglietevi, concentratevi, pronti ad accogliere le nuove 6 proposte del 2008 di 6x1. Iniziamo con la musica. Paolo Rossi, gli azzurri Tosato e Pozzato, l'avvocato Claudio Pasqualin, Don Bachi e perfino Topo Gigio. Che cosa hanno in comune tutti questi personaggi? Beh, ovviamente l'amicizia e poi un CD musicale, un po' insolito sicuramente, che si chiama Voci dal Cuore, il cui ricavato dalle vendite andrà ad un'associazione, al progetto Conca d'Oro di Bassano per i bambini cardiopatici del mondo. Vediamo. La faccio finita, è meglio sparire. Non ne posso più di bere, mangiare e ingrassare. Hai proprio ragione, somiglia a un leone. Pesi 120 kg, stai proprio per scoppiare. Mettete assieme alcuni amici di vecchia data, famosi e non, 14 canzoni sempreverdi, voglia di divertirsi e di fare del bene. Il risultato è il nuovo CD di un personaggio tutto da scoprire, Roberto Apo Ambrosi, con il suo CD Voci dal Cuore. Stasera è meglio domani. Voci dal Cuore nasce, come ho detto sempre, per un gesto d'amore e ho radunato un po' di amici famosi e non, Claudio Pasqualin, Paolo Rossi, Pablito Rossi, Don Bachi, i famosissimi ciclisti Pozzato, Faresin, Trenti, Tosatto, LK, che sarebbe mio figlio poi, Bruna Quintano, Peppino Massullo, la voce di Topo Gigio, Mario Pippo Santanastasio, e ho dato vita a questo CD appunto che si chiama Voci dal Cuore, con e per il cuore. E anche da bere sotto questo sole è bello pedalare, sì. 14 canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, interpretate con passione e impegno da altrettanti personaggi. Paolo Rossi che canta la leva calcistica della classe 68, i ciclisti azzurri di Stoccarda, Tosatto e Pozzato alle prese con ladri di biciclette, l'avvocato Claudio Pasqualin, procuratore più conosciuto d'Italia che si cimenta in Una carezza in un pugno, e poi Mario e Pippo Sant'Anastasio, Topo Gigio che canta Buon Natale per finire con un brano, Il Genio, particolarmente caro perché affidato alla voce di Gigi Sabani, imitatore recentemente scomparso. Troviamo delle cover come quella dell'avvocato Pasqualin che canta Che è una carezza in un pugno. Paolo Rossi canta ovviamente insieme a me Leva calcistica 68 di Francesco De Gregori, con il quale abbiamo realizzato anche un bellissimo video. Cantiamo Il pescatore con Bruna Quintano di Pierangelo Berto, e cantiamo Un buon Natale stupendo con Topo Gigio, e poi tanti altri brani. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, sulle scarpette di gomma dura, 12 anni e un cuore pieno di paura. Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Il ricavato sarà devoluto a progetto Conca d'Oro Onlus di Bassano del Grappa e ai bambini cardiopatici nel mondo Onlus, presieduta dal professor Sandro Frigiola. E chissà quanti ne ha visti, quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai e che hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro. L'abbiamo fatto per i bambini cardiopatici diretti, diciamo, sostenuti dal professor Frigiola, e per la Conca d'Oro che è a Bassano del Grappa, quindi sono realtà che sono vicine a noi e visibili, voglio dire. La musica fondamentalmente è cambiata, ma è cambiata nei modi ma non nei sentimenti, comunque, perché come dico spesso io nelle canzoni, le canzoni sono come le stampelle alle quali si appende un abito, le stampelle per gli abiti si appendi bene, alle canzoni si appendi il cuore di una vita, e quindi le canzoni un pallone che sembrava stregato ma accanto al piede rimaneva incollato,
entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare. Da musicista ad oste, Roberto Ambrosi conferma la serie di artisti incontrati da 6x1 che alla musica associano il piacere del cibo. Io sono partito come operaio, lavoravo alla Vimal di Maroschi, che un giorno, con la complicità appunto di un mio amico, il buon Tony De Gregorio, che purtroppo è scomparso un anno fa, ho tentato a 20 anni questa avventura a Roma. Roma mi ha dato tutto, mi ha dato un po' di notorietà, mi ha dato la fantasia che già c'era, però evidentemente doveva essere stricata, deve essere tirata fuori, mi ha dato la possibilità di conoscere tante persone e di fare teatro appunto, e mi ha dato anche la possibilità di capire che a volte tornare indietro non è mai male. Quindi finita un'epoca, senza tanti drammi, senza tanti problemi, mi sono ritrovato tra le mani un figlio, dato da una splendida moglie che ho, e ho deciso di ritornare a vivere tranquillamente a Rostica e decidere un giorno se mio figlio vuole stare qui. Però intanto, se lo fermo,